Cosa succederebbe se ti bevessi 5 tazze di caffè insieme, oltre ad andare al bagno ogni 3x2? Il caffè è una bevanda di cui milioni di persone non possono fare a meno. Ma dovremmo porci un limite nel berlo? La risposta è sì, e le conseguenze possono essere piuttosto spaventose. Prima di scoprire il rovescio della medaglia, fai clic sul tasto iscriviti e attiva le notifiche cliccando sulla campanella se ancora non lo hai fatto. Benvenuti nella famiglia de Il Lato Positivo. Allora, quando la caffeina diventa troppa? Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, il limite ragionevole di consumo di caffeina per gli adulti sani è di 400 mg al giorno. Si tratta di circa 4 tazze di caffè. Se rimani nei limiti, la caffeina può farti bene perché stimola il tuo sistema nervoso centrale mantenendoti attivo e vigile. Mentre i limiti di tolleranza possono essere diversi a seconda della persona, tutti ci sentiamo male se oltrepassiamo il limite di 400 grammi. Oh, vediamo esattamente cosa accadrebbe. 1. Il tuo cuore batterebbe all'impazzata. È probabile che bere più di 4 tazze di caffè una dopo l'altra ti faccia venire le palpitazioni cardiache. In altre parole, il tuo cuore inizierebbe a battere all'impazzata e tu ti sentiresti come se stesse per schizzare fuori dal petto. Quando il tuo battito è normale, a meno che non ti soffermi, non riesci a sentirlo. Troppo caffè è come correre una lunga maratona o fare un difficile esercizio fisico che ti lascia senza fiato. Secondo Stephanie Drauss, naturopata, molte persone bevono caffè perché sanno che è un potente stimolante cerebrale e lo fanno quando hanno bisogno di un po' di brio mentale, insomma di fare scintille. In effetti, qualsiasi stimolante, non solo la caffeina, può darti queste sensazioni spiacevoli e persino spaventose se se ne abusa. 2. Il tuo stomaco si irriterebbe. Secondo un articolo del 2006 pubblicato sulla rivista medica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, il caffè contiene grandi quantità di acido clorogenico. Inoltre, la caffeina ha un effetto stimolante sul sistema nervoso centrale e può far sì che lo stomaco produca acido gastrico in eccesso. Bere troppi caffè, soprattutto a stomaco vuoto, può causare l'irritazione del rivestimento dello stomaco, insomma la gastrite. Bruciore di stomaco, singhiozzo, crampi allo stomaco, nausea e vomito sono tutti sintomi spiacevoli che possono insorgere dopo aver consumato la tazza numero 5. Se non si fa nulla, si può addirittura arrivare ad una condizione più grave, un'ulcera peptica. 3. Ti verrebbe molta ansia. Secondo Roland Griffiths, dottore di ricerca e professore nei dipartimenti di psichiatria e neuroscienza della Johns Hopkins University School of Medicine, l'abuso di caffè è particolarmente pericoloso per chi soffre d'ansia. Tuttavia, anche se non ne soffri, eccedere potrebbe darti nervosismo e agitazione e farti venire l'ansia. 4. Potrebbe farti venire l'insonnia. Il fatto che tu non dorma dopo aver esagerato con il caffè è abbastanza prevedibile. Quello che potresti non sapere è che può darti un'insonnia cronica. Secondo gli scienziati australiani che hanno fatto ricerche sulla questione nel 2016, chi abusa della caffeina poi ha problemi ad addormentarsi. E questo è ancor più vero se parliamo di persone anziane. La caffeina può interferire con il ritmo circadiano o, in altre parole, rovinare il tuo orologio biologico, che decide quando è il momento di essere attivo e quando invece puoi andare a letto. Bere il caffè nel pomeriggio non è proprio la migliore delle idee e berne troppo è assolutamente sconsigliato. 5. Saresti disidratato. Certo, per dissetarsi bisogna bere, ma non sperare di ottenere questo risultato bevendo 5 tazze di caffè. Un numero del 2005 di Advances in Psychiatric Treatment condivideva i risultati degli studi sugli effetti neuropsichiatrici della caffeina. Andare oltre un certo limite con il consumo di caffeina può portare ad una disidratazione, che può compromettere i livelli di energia, le capacità cognitive e alcune funzioni degli organi. 6. Proveresti capogiri e stanchezza. Aspetta, il caffè non dovrebbe dare una carica di energia? Di sicuro lo fa, ma esagerare ti darà l'effetto opposto, rendendoti stordito e stanco e facendoti venire le vertigini.
interferirebbe con il normale flusso di sangue diretto al cervello, facendoti venire mal di testa non appena espelli la caffeina dall'organismo. Gli specialisti del Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles sono giunti a questa conclusione dopo aver studiato gli effetti psicologici e l'impatto del consumo di caffeina sul benessere delle persone. Svariati esperimenti hanno dimostrato che mentre il caffè ha reso alcune persone attente e attive per alcune ore, queste poi si sono sentite molto più stanche del normale il giorno seguente. 7. Suderesti come un matto. Mentre ti bevi un po' di tazze di caffè per energizzarti, il tuo corpo rischia di surriscaldarsi, facendoti quindi sudare eccessivamente. Questa è la conclusione raggiunta da alcuni scienziati francesi che hanno studiato l'effetto della caffeina sul sistema nervoso centrale. La sudorazione eccessiva è ovviamente scomoda e poco piacevole, ma è anche pericolosa perché può disidratarti. E come già sappiamo, bere più caffè per risolvere questo problema non ti darà buoni risultati. E ora vediamo il punto più inaspettato della lista. 8. Troppo caffè potrebbe darti delle allucinazioni. Che il caffè sia o meno in grado di farti vedere e sentire cose che non ci sono è stato per anni il tema di svariate ricerche. Le scoperte del 2009 degli scienziati della Durham University hanno dimostrato che il caffè può causare allucinazioni. Mentre l'effetto non è poi così male con il caffè istantaneo e avresti bisogno di almeno 7 tazze di fila per avere le allucinazioni, le cose sarebbero aumentate più rapidamente con il caffè macinato. Per sentirsi davvero strani basta un minimo di 4 tazze. Certo, varia sempre da persona a persona. Secondo Simon Jones, a capo dello studio, ogni persona che ha provato allucinazioni provocate dal caffè si è sentita in maniera diversa dagli altri. Mentre alcuni dei 200 studenti che hanno preso parte all'esperimento l'hanno trovato piuttosto spaventoso, altri non ci hanno trovato niente di male nel vedere le cose, sentire voci che non c'erano e sentire la presenza dei loro parenti defunti. Oddio! A quanto pare non hanno avuto problemi seri, poi. Ma se vuoi evitare questo tipo di esperienza, non esagerare con le dosi di caffè. A proposito, la caffeina contenuta nel tè, nelle bevande energetiche, nelle barrette di cioccolato e nelle compresse di caffeina non è meno pericolosa. Quindi cosa puoi fare se hai bevuto troppo caffè? Bene, riassumiamo tutto. Siamo tutti diversi e ognuno ha i propri livelli di tolleranza quando si tratta di caffeina. Se sei una di quelle persone che non riescono a immaginare la loro vita senza prodotti ricchi di caffeina, dovresti prestare attenzione ai seguenti sintomi di sovradosaggio. Un battito cardiaco irregolare e veloce, dolore al petto, confusione, difficoltà di respirazione e vomito. Tutti grandi indizi, ecco. Se hai ecceduto con il caffè e se riscontri uno o più di questi sintomi, puoi provare ad eliminare la caffeina dal tuo organismo o consultare un medico, in casi particolarmente estremi. Beth Warren, fondatrice di Beth Warren Nutrition, spiega che potrebbero essere necessarie fino a 9 ore e mezza perché la caffeina nel sangue si abbassi anche solo della metà. Fortunatamente, ci sono alcune semplici cose da fare in questa spiacevole situazione. Il primo passo è bere molta acqua. Questo aiuta a risolvere molti problemi di salute e il sovradosaggio di caffeina è uno di questi. Ti salverà dalla disidratazione come effetto più evidente. Un'altra possibile cura è un esercizio soft. L'esercizio fisico interessa tutto il tuo corpo e potrebbe aiutarti a metabolizzare più velocemente la caffeina. Alimenti ricchi di potassio, banane, arance, albicocche, verdure a foglia verde, spinaci e broccoli cotti, patate, funghi e piselli, solo per nominarne alcuni, sarebbero d'aiuto. Questi alimenti, infatti, ristabiliscono il sano equilibrio di potassio e magnesio nel corpo, i due elementi importanti che la caffeina spazza via senza pietà. Quando niente di tutto ciò ti ha aiutato, puoi provare il carbone attivo. Ma se senti che i sintomi sono troppo gravi, la cosa migliore che puoi fare è andare dal dottore. E tu, bevi troppo caffè? Confessaci tutto nei commenti. Non dimenticare panna e zucchero e non dimenticare di mettere mi piace a questo video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per rimanere su Il lato positivo della vita.